Il conto alla rovescia è quasi terminato. A partire da domani l'IVA aumenterà dal 21 al 22%. Nell'attesa alcune associazioni quantificano l'effetto che si sta per abbattere sugli italiani. Secondo il Codacons, questa stangata arriverà a costare fino a 349 euro a famiglia su base annua, ma potrebbe avere ricadute ben più ampie per le tasche degli italiani se si tiene conto degli arrotondamenti dei listini e dell'aumento dei prezzi dei prodotti trasportati. Sulla questione è intervenuta anche Comitas, l'associazione delle piccole e micro imprese italiane, secondo la quale l'aumento dell'IVA sarà un colpo di grazia per migliaia di attività in crisi. Un piccolo sospiro di sollievo di fronte a questo rincaro lo tireranno forse gli automobilisti. La nuova aliquota si tradurrà, secondo quanto calcolato da Quotidiano Energia, in un rincaro nell'ordine di 1,5 centesimi di euro al litro sulla benzina e di 1,4 centesimi sul prezzo del diesel. A conti fatti, il mancato slittamento dell'aumento dell'IVA si traduce infatti quasi in un vantaggio per chi fa il pieno, visto che la bozza del decreto legge per evitare l'aumento dell'IVA prevedeva l'aumento delle accise sulla benzina di 2 centesimi di euro al litro.